Beer and Food Attraction 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Barilla for Professionals e siamo in compagnia del responsabile Italia, Marco Gandolfi. Marco, è un gran piacere averti nuovamente qui con me. Grazie Fabio, era una promessa. Dopo che ci eravamo lasciati all'ultima intervista di host, non potevamo certo mancare a questa fiera che è così importante, che sta crescendo e che sta riscuotendo veramente tanto successo nell'Horeca e nel mondo dei professionisti della ristorazione. E in soli 3 mesi e mezzo o poco più sono successe tantissime cose in casa Barilla for Professionals. Da dove cominciamo? Beh, innanzitutto dalla novità della fiera, direi, che è il lancio dei pani per burger Harry's Food Service, che lanciamo in questo grandissimo contesto di una fiera pensata per il mondo delle birre, ma anche per il mondo delle paninoteche, hamburgerie, street food, ristorazione da strada, eccetera. E non poteva mancare un prodotto ideale per questo mondo, perché si tratta di un pane per burger di altissima qualità, che è già pretagliato ma si conserva a temperatura ambiente. Noi ci vantiamo di dire che ha le stesse caratteristiche, le stesse performance di un prodotto surgelato, ma la conservabilità è fuori dalle celle frigorifero e freezer, quindi può essere utilizzato anche senza scongelarlo la sera, con tutta la facilità dello stoccaggio e dell'utilizzo del prodotto ambiente. Ma non finisce qui, parliamo naturalmente di pasta. Siamo in casa Barilla, non possiamo non parlare di pasta, stavolta con Barilla for Professionals. Esatto, non può mancare la pasta, perché siamo anche qui perché con la nostra selezione Oro Chef, che è la pasta studiata per i professionisti della ristorazione, in particolare per ottimizzare il processo di doppia cottura, siamo anche sponsor dei campionati della cucina italiana che si stanno tenendo proprio qui a Rimini in questi giorni. E naturalmente una competizione importantissima organizzata dalla FIC, dalla Federazione Italiana Cuochi, di cui siamo partner e sponsor e che supportiamo molto volentieri. Loro, tra l'altro, con la loro nazionale italiana cuochi utilizzano la nostra selezione Oro Chef nelle competizioni, nelle cucine. Abbiamo i testimonial proprio anche qui nel nostro stand, e la migliore pasta per la migliore ristorazione. Infine, ma non ultima per importanza, un podcast che avete lanciato pochissimi giorni fa. Esatto, un'altra novità importantissima. Abbiamo voluto inaugurare un nuovo strumento di comunicazione che va tanto di moda, che è sempre più diffuso, il podcast, ma in questo caso lo abbiamo pensato per i professionisti della ristorazione, o meglio, noi supportiamo come sponsor anche qui un progetto di un'azienda Hypercast che produce podcast e che insieme a noi, col nostro supporto, ne ha pensato uno per indagare le sfide della ristorazione. Si chiama Food Service Challenge, si trova su tutte le piattaforme di podcast principale, Spotify, è già in classifica nelle sezioni cibo e nella sezione promozione della propria persona, e ascoltatelo, ripeto, Food Service Challenge podcast. E allora grazie Marco, ricordiamo infine qual è la URL del sito di riferimento di Barilla for Professionals, che ricordiamo non solo è stato rinnovato non pochi mesi fa con tante novità, ma anche un design e alcune caratteristiche importantissime per coloro che hanno a che fare con il food service e naturalmente l'Horeca. Esatto, allora il sito è molto facile, barillaforprofessionals, tutto attaccato.it, per avere la versione in italiano, dove ci sono tante ricette, non possono mancare, sia di pasta che le nuovi panini per hamburger, e tanti soprattutto soluzioni, consigli, servizi, incluso il link alla nuova piattaforma podcast. Marco Gandolfi, responsabile Italia di Barilla for Professionals, grazie.
Grazie mille a te Fabio e alla prossima puntata.